In Italia 2018 non può mancare l'intervista con il testimonial di una delle torrefazioni più in vista in Italia, Caffè Lollo. Siamo in compagnia di Ciro Lollo. Buongiorno Ciro. Buongiorno a tutti gli amici di Vending News. E con Antonino Cannavacciuolo. Buongiorno Antonino e benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno e buongiorno a tutti. Qual è, dopo due anni, il livello di affezione con la torrefazione Caffè Lollo? Beh, sicuramente due anni sono importanti, perché in due anni pure Lollo si è sviluppato in tutta Italia. Bellissimo vedere Lollo. E poi per me, alla fine, sono due anni che lavoro con loro, grande soddisfazione, grande apprezzamento dai miei clienti, perché i clienti che vengono nelle mie aziende alla fine concludono un grande caffè. E questo mi fa molto piacere, perché alla fine mangiare bene e finire male è un brutto segno, finire alla grande è un grande segno, perciò grazie a Lollo. Antonino, tu ti sei trasferito praticamente al nord, hai aperto Villa Crespi, che è una location bellissima, ma non hai assolutamente abbandonato le tradizioni della tua terra. Sicuramente non puoi dimenticare una cosa che hai vissuto e te la senti. Ci sono ancora tutte la mia famiglia, no? Perciò, e alla fine abbiamo già investito su un'azienda a Meta di Sorrento. Fra un anno e mezzo nascerà un'altra struttura bigaguense, perciò Napoli sta sempre nel mio cuore, e Lollo alla fine sta con me, cioè un mio partner dove mi sta dando la forza di crescere pure la mia azienda. Il tuo resort di Meta di Sorrento è una delle cose più belle che ci siano sul territorio. Come l'hai pensata? È una chicca, una bomboniera, la chiamo, io la definisco la casa al mare di Cannavacciuolo. Ma c'è un progetto ancora più importante che voglio fare a Vico, perché si va a scavare nei nonni, no? Nella famiglia. Il nonno era il custode di questa villa nel Vicano, e oggi la voglio portare in prima luce, in prima fila. Farò un qualcosa di unico, dove lo sto facendo per gioco, passione e amore. Non sto pensando a fare business, a fare un qualcosa per fare il business, per regalarmi un qualcosa e far vedere chi non c'è più quella casa cosa può diventare, cosa diventerà. E infine, ci dai una ricetta a base di Caffè Lollo? Molto semplice, Caffè Lollo più Caffè Lollo uguale Caffè Lollo. Ottimo, grazie, gentilissimo, grazie. E ecco, ci siamo allenati. La pacca ci vuole. Ecco, naturalmente. Io ho continuato ad allenarmi, eh. Una fortuna. È andata benissimo. Ancora meglio questa. Grazie a tutti. Un bacio. Grazie Antonino, che lasciamo andare a questo punto a tutti i suoi fan che nel frattempo lo hanno cerchiato per poter fare un selfie con lui. Ciro, dopo due anni lui è molto contento, tu invece quanto sei soddisfatto? Io sono soddisfatto al 100%, anzi, oltre a trovare un testimonial importante che ci ha dato visibilità e ha portato il messaggio di qualità e di competenza della nostra azienda, abbiamo trovato un amico e una persona squisita con tantissime caratteristiche al di là di quelle culinarie e doti proprio morali, come disponibilità, insomma un vero amico, abbiamo trovato un grande amico. In procinto di confermare per il terzo anno il contratto per la sponsorizzazione, ce la stiamo mettendo tutta, è una cosa che vogliamo fortemente, quindi insieme come se avessimo formato una squadra, e squadra che vince non si cambia, quindi sicuramente per ancora un altro anno Antonino ci rappresenterà in Italia e in Europa, perché ci stiamo allargando anche in Europa e abbiamo qualche novità a livello mondiale pure. Ecco, e noi ne parleremo attraverso
il sito vendingnews.it e naturalmente la rivista Vending News, diffusa in Italia, in Europa e in diverse altre nazioni del mondo. Ciro, il tuo staff cresce sempre di più, è sempre più professionale ed è sempre più legato sia a te che al brand. Ringraziamo anche loro perché sono davvero dei ragazzi straordinari. Sicuramente, io in ogni riunione, in ogni briefing che facciamo, io metto sempre loro al primo posto, perché le mie capacità e le mie idee, se non avessi loro che le mettono in atto e che mi supportano, non sarebbe oggi l'Ollo Caffè. Per cui ti ripeto, siamo una squadra e siamo tutti artefici di questo successo e colpevoli degli insuccessi, perché in ogni percorso ci sono anche i passi falsi, ci sono anche le manovre sbagliate, le scelte, le crisi di crescita. Sì, anche perché noi oggi secondo me siamo una delle poche aziende che cresce a doppia cifra ogni anno con una tranquillità e con bisogno di con una richiesta sempre maggiore. Si supera l'offerta, sì, in questo caso. Sì, sì, sicuramente. Quindi il merito è di tutti e io lo dico sempre a chiare lettere, con orgoglio, so di avere una squadra importante intorno a me. Grazie Ciro. Aspetta Fabio, devo salutare un amico. Ciao Graziano, in bocca al lupo. Grazie Ciro, ringrazio te, ringrazio Antonino Cannavacciuolo che nel frattempo ha preso il largo perché ha cerchiato appunto dai suoi fan. Saluta gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti gli amici di VendingTV.it e a tutti i clienti nostri. Io li ringrazio della visita e, di quello, e del supporto che ci stanno dando e del fatto che credono in noi. Io ringrazio te. Amici, non andate via perché a Venditalia 2018 abbiamo ancora tantissime altre novità da documentare con microfono e telecamera. Non andate via.